riflettere a posteriori su ciò che è accaduto. Dal punto di vista dell'evento, cioè del momento sorgivo, ogni istante è istante di vita. Quello in cui inciampo, come quello in cui realizzo il centro perfetto scoccando la freccia, quello in cui vinco la medaglia d'oro alle Olimpiadi e quello in cui perdo l'autobus oppure mi sono dimenticato l'ombrello e mi becco la pioggia, o quello in cui perdo il senso delle cose perché mi smarrisco e non mi riconosco più in tutte le cose che studio, in tutte le cose che ascolto. Tutti questi sono momenti di vita in cui, dal punto di vista del loro evento, del loro evenire, del loro darsi, si dà qualcosa che appunto è totale, è chiamato illuminazione, è chiamato presenza divina o circolo dell'eternità. Quando qui dici sempre proprio questo caro Gesù, cara Marta, cara eternità, c'è questo cara, perché mi sembra che c'è in questa parte, non c'era prima, no? No, non Cioè, una saprei. specie di, non so, Sì, cosa è traduce, non so cosa vuol dire, se dice un sentimento vuole esprimere con le parole un sentimento di unione, non no? mi Mi andava ricordo questa se cosa. qui sia liba in tedesco, cioè caro nel senso di amato, come si scrive O nelle benedetti, cioè lettere. qualcosa del genere. Non saprei È così. risponderti. Ogni tanto lo usa anche in altri. A noi talvolta può Sì, sembrare un perché po' ho detto cara, poi viene, stucchevole. sì, forse c'è dentro qualcosa, un sentimento. Può essere, potrebbe essere libera e quindi c'è questa dimensione dell'amore, perché a noi può ricordare appunto qualcosa tipo caro Babbo Natale, è un po' brutto, però qui appunto non dimentichiamo che in realtà erano anche omelie rivolte a persone che avevano anche bisogno di una tonalità affettiva ed emotiva, non erano, sono sermoni tedeschi, quindi scritti e pronunciati in tedesco per comunità che non sapevano il latino, quindi non erano colti. E secondo me alcune espressioni sono usate, non le usa nei sermoni latini Eckhart, le usa qui per dare Come vero anche, santo, anche beato, perché potrebbe essere beato, una in cosa quel così, no? periodo si diceva dies irae, dies illa, eccetera, eccetera, solve il secolo, in famiglia, quindi il Cristo è rappresentato Avvicina. come un grande giudice, no? Allora, una Io reazione qui l'avevo anche. interpretata come amorevole, basta, amorevole, Sì, non sì. proprio come Sì, persona, forse infatti. che la usa anche per Marta, anche per La usa per Maria. Marta, sì. Amorevole, amabile anche. Vogliamo ora tornare alla nostra esposizione. Come la cara Marta e con lei tutti gli amici di Dio stiano presso la sollecitudine, ma non in essa. L'opera nel tempo è tanto nobile quanto ogni unione con Dio. Infatti essa ci rende così vicini a Dio come la più alta elevazione che ci può essere data, esclusa soltanto la contemplazione di Dio nella sua pura natura. Perciò egli dice: tu stai presso le cose e presso la sollecitudine, e con ciò intende che ella, con le potenze inferiori, era esposta all'afflizione e all'amarezza, perché non era viziata dal gusto dello spirito. Era presso le cose, non nelle cose. Era separata dalle cose e le cose da lei. Io qua intenderei, Marta è nel mondo, ma non è del mondo, non è preda del mondo, è presso le cose, ma non è catturata nelle cose. Riesce ad agire, riesce a essere presso il suo agire, ma al tempo stesso è presso Dio. Non è quindi, diciamo, solo rapita in contemplazione alienandosi dal mondo, e non è nemmeno rapita dal mondo alienata dalla contemplazione. E a pagina 272, saltiamo ancora qualche riga. Marta, verso la fine. Marta però stava in matura, rafforzata virtù, in animo non inquieto, non ostacolato dalle cose.
Perciò desiderava che la sorella fosse posta nella medesima condizione, perché vedeva che quella non vi si trovava nell'essenza. Quindi qui Eckhart ritorna sul discorso, dice non è che Marta sia un po' stizzita perché è lei solo a lavorare e Maria sta seduta, ma invece sollecita nei confronti di Maria perché vorrebbe che fosse già nella dimensione in cui azione e contemplazione sono unite. Era un maturo fondo dell'anima, dal quale Marta desiderava che anche Maria fosse posta stabilmente in tutto quel che appartiene all'eterna beatitudine. Perciò Cristo dice: una sola cosa è necessaria. Che cos'è questa sola cosa? È l'uno, è Dio. Egli è necessario a tutte le creature, perché se Dio ritirasse in sé quello che è suo, tutte le creature diventerebbero nulla. Se Dio ritirasse dall'anima di Cristo quello che è suo, dove il suo spirito è unito con la persona eterna, Cristo rimarrebbe nuda creatura. Perciò è grandemente necessaria quell'unica cosa. Marta temeva che la sorella permanesse nella gioia e nella dolcezza e desiderava che diventasse come lei. Perciò parlò Cristo e significava: stai tranquilla, Marta, anche lei ha scelto la parte migliore. Quello che ora si perderà, il più alto grado che la creatura possa ottenere, lo otterrà, diventerà beata come te. Ricevete ora un insegnamento sulle virtù. La vita virtuosa dipende da tre punti che riguardano la volontà. Il primo è questo: abbandonare in Dio il proprio volere, giacché è indispensabile che si compia pienamente quel che allora si conosce, sia nell'abbandono sia nell'intraprendere. E anche qui c'è questa dinamica: non dobbiamo attaccarci alla volontà, ma neanche all'abbandono della volontà. Abbandonare in Dio il proprio volere è anche qui un Gelassenheit, un lasciar scivolare, un aprire, un lasciar cadere nel senso di Dogen, Datsuraku. Non è un gettare via il proprio volere, ma è un sentirlo accolto in una dimensione più grande. E qui torna anche implicitamente il discorso sulla libertà. Sentirsi liberi, essere liberi, significa sentirsi accolti da una dimensione che supera la nostra idea soggettivistica di volontà. Non significa pretendere di essere noi stessi totalmente padroni del nostro destino, ma significa sentire che i flussi e i riflussi delle nostre maree fanno parte di un orizzonte più ampio, di quello che noi riusciamo a circoscrivere e a determinare. La volontà sensibile desidera l'istruzione, che si ascoltino dei veri maestri. Ci sono tre tipi di volontà. La prima è la volontà sensibile, la seconda è razionale, la terza è la volontà eterna. Qui Eckhart eredita la tradizione classica del pensiero greco, che tende sempre poi a tripartire, sia Platone che Aristotele tripartiscono l'essere umano in tre dimensioni di anima: l'anima sensitiva, l'anima irascibile o concupitiva, quella che vuole, quella che desidera, quella della volontà nel senso né solo vegetativo né razionale, la volontà del cuore, noi potremmo dire, e la volontà invece o l'aspetto più elevato che è quello razionale. Eckhart quindi ricalca questa tripartizione tradizionale, che è anche paolina, quando Paolo dice l'uomo è corpo, anima e spirito, sarx, carne, è psiche, anima intellettiva, ed è pneuma, è qualcosa che va oltre la mera facoltà. Quindi c'è questa tradizione che riecheggia nelle pagine di Eckhart, però appunto dice c'è una dimensione sensibile che desidera l'istruzione, c'è una dimensione razionale che consiste nel fatto di seguire le orme di Gesù Cristo e dei santi, il che significa dirigere la parola, tenore di vita ed attività conforme, adeguato, rivolto a ciò che è più alto. Quando tutto questo è compiuto,
Dio introduce un ulteriore elemento nel fondo dell'anima. Il fondo dell'anima è un altro termine caratteristico e cartiano, avevamo anche già incontrato questo Grund, questo fondo, fondamento, che però diventa Abgrund, sfondamento. Il fondo dell'anima è un fondo talmente fondo che non ha più una base solida, ma è un fondo aperto, infinito. Ed è il motivo per cui Eckhart, è molto interessante per i lettori giapponesi che hanno nelle orecchie la nozione di mu, di nulla, di vuoto, di vacuità o di ku, come anche volta celeste. Questo è il fondo, non è un basamento solido, ma è uno sfondo da cui ogni cosa emerge, che non può essere però solidificato, non può essere a un certo punto identificato con qualcosa di cibile, di stabile, di saldo, perché va appunto oltre ogni idea di solidità e di basamento. Il fondo dell'anima coincide con Dio stesso, con il fondo di Dio, con questo Abgrund o Ungrund, cioè non fondo, assenza di fondamento stabile. Perché finché dico fondamento, dico ancora una cosa, dico ancora in un certo senso un idolo. La grande differenza tra la fede come apertura, senza oggetto, come esperienza di vivere il mistero dell'esistere senza fissarlo in una risposta, e l'esigenza ancora molto razionale di bloccare, di sostanzializzare un oggetto di fede, un oggetto di credenza, un fondo che diventa la risposta ultima. E quindi diventa oggetto di possesso, in definitiva, anche razionale, soprattutto razionale. Mentre invece dobbiamo sempre evitare di solidificare questo fondo, altrimenti appunto diventa un idolo. Idolon è idolon in greco, è un'immagine. Anche eikon, icona, è un'immagine. Ma mentre l'idolo, l'eidolon, è l'immagine che pretende di sostituirsi a ciò di cui è immagine, è il vitello d'oro, l'idolo, che diventa la forma sensibile di Dio e tutti guardano il vitello d'oro e non riescono a percepire, a fare esperienza che ci sia qualcosa che è irraffigurabile, che è il vero evento che fa essere anche il vitello d'oro, anche le tavole della legge o tutte le cose che sono cose, ma l'evento che le fa essere non è una cosa, non è un oggetto, non è un idolo e non è idolizzabile o idolatrabile. Altra cosa è l'eikon, l'immagine come icona, che sa di essere immagine, che si fa luogo trasparente per mostrare ciò di cui è immagine e quindi non si sostituisce a ciò di cui è immagine, ma permette di intenderlo. Intendere non vuol dire afferrare, ma vuol dire mantenere aperta questa nostra fiducia in una dimensione che non è dell'ordine del razionale, del decibile, dell'oggettivabile, del possedibile. Quindi bisogna fare un ulteriore passaggio dalla volontà razionale al fondo dell'anima, una volontà eterna con l'amoroso comando dello Spirito Santo. Allora l'anima dice: Signore, dimmi la tua eterna volontà. Se essa soddisfa in tal modo le condizioni che prima abbiamo detto e ciò piace a Dio, allora il caro Padre parla nell'anima la sua eterna parola. E qua torniamo a quel passo che abbiamo letto prima quando stavamo leggendo anche Dogen. Non è che chi arriva al fondo dell'anima allora è al riparo di tutto, è pacificato, è a posto, ha tutte le risposte. Non c'è stato neppure uno dei più grandi santi assolutamente immutabile. E poche righe più sotto, non è mai esistito un santo a cui la pena non abbia fatto male e l'amore non sia stato piacevole. Nessuno giungerà mai a questo punto.